Elohim, Elohim, tutti pezzi per Mauro Biglino. Ma io ieri ho dedicato un video a Mario Biglino, perché da Facebook l'amico Enrico Furlan mi ha detto: leggi questo articolo su Mauro Biglino, va bene? Ed è successo un casino, avendo dedicato un video a Mauro Biglino è successo un casino. Tutti pazzi per Mauro Biglino. Tra l'altro Serena, l'amica Serena Pieri, che abita a Fiorenza e anche lei fa matta per Mauro Biglino, mi ha scritto che la prossima volta che Mauro Biglino va a Fiorenza per tenere una conferenza ci devo andare pure io. E io gli ho risposto che perché io vada a Fiorenza per sentire una conferenza di Mauro Biglino o anche altrove, deve essere Mauro Biglino che mi paga, il biglietto andata e ritorno in treno, anche il soggiorno in albergo, capito Serena Pieri? È lui che deve pagare me, non sono io che devo spendere i soldi per lui, capito? Beh, allora Elohim, tutti matti, tutti pazzi per Mauro Biglino. Mauro Biglino dice che non c'è un Dio nella Bibbia, non c'è un Dio, perché questo Dio che sarebbe Yahweh cambia nome in continuazione. Biglino dice che non c'è un Dio, ma ci sono vari creatori, vari Elohim, e questi Elohim, questi creatori. Sì, mi esprimo in maniera semplice, guardate la sostanza delle rose, capito? Questi Elohim sono venuti da lontano, hanno fatto un patto col popolo ebraico e la Bibbia dice, si evince, dice Mauro Biglino dalla Bibbia, che ci sono questi alieni, questi Elohim. Però si pone il problema, chi è che ha creato questi Elohim di cui si parla nella Bibbia, di cui si parlerebbe nella Bibbia, questi Elohim, perché questi Elohim al patto l'hanno fatto solo con gli ebrei? La sfida è la tua migliore alleata, perché? Per questo entri in azione. Scusatemi, è successo un qui pro quo. Perché questi Elohim hanno scelto proprio il popolo ebraico, con tutti i popoli che c'erano sulla terra? Vabbè, in ogni caso, a me sono concesso che siano andate così le cose. Biglino ci deve dire, primo, da dove sono sbucati fuori questi Elohim? Da dove sono sbucati fuori? Dove sono adesso? Perché sono spariti? Perché non vengono più a farci visita? Perché non aprono delle ambasciate sul pianeta Terra? È sparita questa razza, va bene, ma quando c'erano gli Elohim, quando erano vivi, e perché hanno scelto proprio il popolo ebraico? Per quale motivo? Poi come sono stati creati gli Elohim? Mauro Biglino si deve rendere conto che qua stiamo parlando di miti. Ci sono il Vecchio Testamento è fatto di miti, c'è la mitologia greco-romana, c'è la mitologia ebraica, c'è la mitologia cristiana, c'è la mitologia egizia, c'è la mitologia nipponica, c'è la mitologia nordico-germanica col Valhalla e via di seguito. Stiamo parlando dei miti. Se voi prendete i miti greco-romani, i miti degli dei greco-romani, ogni mito c'è un'infinità di versioni diverse. Prendete un singolo mito, che so, il mito di Narciso, per esempio. Oggi si parla tanto di narcisismo. Quante versioni che ci sono del mito di Narciso. Ma così anche come nacque il dio Bacco, il dio Dioniso, quante versioni ci sono, ma su tutta la mitologia greco-romana ci
sono tante versioni, e così anche sulla Bibbia ci sono tante versioni. E la Bibbia comincia a essere, a parte che Abramo sembra che sia del 2000 avanti Cristo, ma la Bibbia comincia a essere scritta nel 1300-1350 avanti Cristo. Sono tempi lontani, sono molto lontani. Non si può richiedere al mito la coerenza. È inutile tirare la corda, fare i pignoli, cercare il pelo nell'uovo. È inutile. Io dovrei, Serena Piri, io dovrei venire a Fiorenza a sentire la conferenza di Mauro Biglino? Fiorenza. Mauro Biglino mi deve invitare, lui personalmente, mi deve pagare il viaggio d'andata e ritorno, mi deve pagare il pernottamento e il vitto in un buon albergo situato vicino al luogo dove egli terrà la conferenza. Poi io ho detto che solo un Dio può aver creato il mondo ex nihilo come ha fatto il Dio Yahweh degli ebrei. Subito mi hanno detto, ma guarda che il Dio ebraico, il Dio Yahweh, non ha creato il mondo ex nihilo. Egli è un ordinatore di ciò che già c'è. E vabbè, mi risponderebbero, me coglioni, questo ordinatore però c'ha i test enormi, c'ha i test per ordinare l'intero universo caotico, per cui la locuzione ex nihilo va interpretata nella giusta maniera, ma non si può cercare il pelo nell'uovo in queste vicende che risalgono a 3.000-4.000 anni fa. Allora non c'era internet, non c'era il telefono, non c'era la stampa, non c'era la televisione, allora andiamo, purtroppo se ci sono rimasti gli scritti di quei lontani tempi, non si può fare, vabbè, e che Mauro Biglino faccia la sua marcia trionfante con gli Elohim e che scusatemi, gli allocchi vadano pure ad ascoltarlo, capito? Si tratta di miti, è inutile fare i pignoli con i miti. Sarebbe come prendere un mito greco su un dio greco e dire, questo mito non va bene, perché ci sono altre versioni. Ognuno può, la può vedere come gli pare la faccenda, capito? Va bene, dai. Capito, Serena? Io non ci vengo a Fiorenza ad ascoltare una conferenza di Mauro Biglino, a meno che non sia lo stesso Mauro Biglini che mi invita dicendomi che mi paga il viaggio di andata e ritorno e il pernottamento in un albergo discreto, capito? Ma violenza, ecco cari amici, qua mi fermo e evidenzio che non si può fare i pignoli con la mitologia, capito? Non si può fare i pignoli con la mitologia, già hanno fatto fatica gli ebrei, i profeti a scriverla, la Bibbia l'hanno scritta secolo dopo secolo, tra varie peripezie, ma che cosa si pretende? Che sia uno scritto coerente? Vabbè cari amici, dai, io sono qua cari al Bar Malù della Garbatella, che si trova esattamente all'incrocio tra la via Cristoforo Colombo e la via Costantino. Fiorenza, salutami tanto Mauro Biglino, ok? Io vi saluto la mia maniera, che è questa qua, capito? Questa qua è in lingua italiana, adesso questa qua sta in lingua inglese in tutto il mondo. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.